Celebrazioni per il bimillenario della morte di Ovidio, il sommo poeta romano, che è considerato romano, ma in realtà è nato a Sulmona, e queste celebrazioni avvengono proprio nella cittadina abruzzese. Sono iniziate lo scorso 4 aprile con una manifestazione dove è intervenuto il capo dello Stato Mattarella. Continueranno fino all'aprile del 2018, anche perché non è nota e chiara la data in cui Ovidio è morto, a cavallo fra l'anno 17 e l'anno 18 d.C. Tra le celebrazioni c'è una mostra di pittura contemporanea di Silvio Formichetti. Silvio Formichetti è di Sulmona, è qui vicino a noi. Silvio Formichetti però fa un genere di pittura che ci si chiede che cosa c'entra con la poetica di Ovidio. Silvio. Sì, la mia pittura in pratica c'entra, perché è una pittura che è in continuo trasformarsi in pratica. Io solitamente, quando inizio a dipingere, inizio con un soggetto figurativo, quindi c'è un po' l'handicap della figura, perché uno inizia a dipingere con la figura. Dopodiché c'è da parte mia un dialogo personale, intimista, con questa figura, che man mano che la sto realizzando si trasforma, come l'opera che si può vedere alle mie spalle, e quindi è una metamorfosi vera e propria. Metamorfosi come quella, appunto, che ha scritto Ovidio, che è il suo grande capolavoro. Sì, Metamorfosi che poi ho conosciuto nel tempo, non è che conoscevo la Metamorfosi e quindi ho realizzato, mi sono messo a fare la pittura informale per la Metamorfosi ovidiana, assolutamente no. Man mano appunto che crescevo artisticamente ho anche imparato, ho imparato la Metamorfosi, ho conosciuto la Metamorfosi, e nell'occasione, siccome ho sempre denunciato questa cosa, sono stato chiamato appunto per fare questa mostra. Ecco, Ovidio è conosciuto per vari capolavori. Le Metamorfosi sono una sintesi comunque anche di ricerca e di trasformazione, così dicono i critici letterari, sì, perché lui ha condensato in quello che ha descritto, ha condensato la storia dell'uomo, addirittura si pensa alla sua, una continua trasformazione. La tua pittura è una continua trasformazione. La mia pittura è una continua trasformazione, è una continua ricerca che dura ormai da oltre 20 anni, almeno 22, perché ho iniziato i miei primi lavori nel 1995, i miei primi lavori informali, diciamo astratti, dove appunto ho guardato i grandi artisti contemporanei, ancora contemporanei, anche se sono a miglior vita. E certo, c'è stata anche una trasformazione sia nel gesto che nel colore, che nella pulizia dello stesso colore, ma è giusto che sia così, perché non è che questa pittura la si improvvisa, assolutamente no. Ecco, diciamo anche un'altra cosa, che questo, tu hai detto bene, non si improvvisa. Molti ritengono che questa pittura sia molto improvvisata, sia una pittura di gesto, punto e basta. In realtà? In realtà è una pittura molto molto profonda, molto molto sentimentale, molto molto intimista, e chi pensa questo è perché non ha la sensibilità opportuna, adatta per andare oltre. La tua mostra dura fino a maggio, circa un mese, dopodiché però non finirà qua. La mia mostra con molta probabilità sarà portata nella città di Costanza con un progetto ministeriale, con l'Università di Costanza, per quanto concerne Ovidio. Dopodiché ci sono altre mie cose che dovrò fare a Trieste e anche negli Stati Uniti, nella città di Cincinnati. Oh, questo vagare per il mondo per un artista è importante, soprattutto per un artista contemporaneo. Quanto vale il mercato estero, quanto vale invece la presenza d'Italia, considerando che tu sei diventato, tra virgolette, famoso dopo una partecipazione alla Biennale di Venezia? Ma andare all'estero non vuol dire andare subito a New York per un artista. Un artista deve innanzitutto, almeno secondo me, piazzarsi nel suo territorio dove lavora e dove abita. Dopodiché fare delle piccole tappe. Io almeno ho fatto così, ho iniziato con
con Sofia in Bulgaria, nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna, nella città di Varna, sempre in Bulgaria, dove partecipai alla Biennale di Varna, poi al Parlamento Europeo a Bruxelles, a Madrid, con una mostra mercato, e in ultimo lo scorso anno a Berlino. Quindi adesso vorrei forse fare anche Londra, è un po' difficile, però ci sto lavorando, e una volta che ho messo le basi anche in queste importanti città, spostarmi anche oltreoceano. Spostarti oltreoceano, perché si guarda gli Stati Uniti come un punto d'arrivo, ma in realtà c'è anche l'oceano che viene verso l'Italia. Ma gli Stati Uniti, da quel che ne so io, adesso stanno vivendo un periodo molto florido, quindi l'Italia degli anni Ottanta. Ovviamente un artista che fa questo lavoro, come nel mio caso, che vive solo ed esclusivamente di questo lavoro, guarda anche l'aspetto commerciale. Ma è un'impresa, è un punto interrogativo. Io il mio aspetto commerciale devo salvaguardarlo a casa mia. Ovviamente ci provo ad andare oltreoceano per vedere come va. Del resto Ovidio, quando fu espulso dall'Italia in esilio, dovette trovare riparo in vari paesi stranieri, partendo dalla Grecia fino all'Asia Minore, all'Egitto. Quindi diciamo un po' che nella nostra tradizione. Assolutamente sì, però mi auguro di non fare la fine di Ovidio.